Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. Con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. Quando scende? Nel 64, così tardi? E nel 57. Tardissimo comunque. Però ci servono i prestiti ora. Servono i prestiti, ci andiamo a prendere la Free Company qui a Firenze. Bologna dichiara guerra. Il Papa co-belligerante, l'Austria concedendogli territori. Recuperiamo questo. Entra Milano, Perugia, Urbino e il Papa. Vai. Vai perché ci serve. E Free Company, entra anche te in guerra, anche se non hai morale. Ottimo. Ok, noi possiamo uscire il 5 luglio, eh. Ok. Va bene, ora Austria devi fare tutto a te. Devi venire giù, anzi, c'è Milano. Prima facciamo fuori Milano. Poi andiamo giù. Noi ora recuperiamo un po' di manpower, 4.000, cavolo. Matteo Grimaldi non ha assedio. Peccato. Però va bene, perché intanto Bologna l'abbiamo massacrato e ha giusto fatto adesso 1.000 uomini. Mettiamoci qui per essere tranquilli di non beccarci qualcuno che si muove di qua. E se l'Austria ci dà mano, una buona mano, non dovremmo avere grossi problemi perché l'Austria ha tantissimi uomini. Ecco però che questi ce li incula. No, sì. Il 20 ottobre noi andiamo via il 22. Dove siamo? Su montagna, almeno quello. Ok. Quando è che possiamo andare via? Il 1º novembre. Ok, va bene anche andarla giù. Basta che vai avanti te Austria, che hai 0 e 0 di assedio. E qui 0, ok. Vabbè, per me qua più lontano è, meglio è. E noi restiamo qua da soli a recuperare riserve e morale. Svizzera, potevi darcelo un passaggio, eh? Rinascimento che non capita da noi, dove va? A Napoli. Allora, forma del governo, ci prendiamo tradizione repubblicana, che è fondamentale. Qui potremmo anche dividerli, eh?
Ci mancano ancora 3.700 uomini più 1.200 della company. Intanto il War Goal non ce l'abbiamo, che è a Bologna, ma è già assediato e va bene. Mi gira un po' che ci stiano assediando Firenze, ma magari se scendiamo in giù di qua possiamo provare a fare una sorpresa a loro. Ok, possiamo andare a farci anche la tech militare, che è utilissima. Prendiamo innovativeness di nuovo. Questa cos'è? Bassa carinzia, ok. Qui se vincesse questo assedio magari attaccherebbe. Aspetta un po'. Qua ne arrivano 11 di Milano che non mi fanno per niente piacere. Vediamo un po' dove vogliono andare. Andiamo noi qua. Ok, questi sono andati a far scappare questo assedio, questo è buono, e hanno vinto a Bologna, perfetto. Dobbiamo muoverci piano perché dobbiamo capire dove sono le truppe nemiche, perché sono tante, eh. Eccoli dove sono. Allora, 23. Cavolo, 23 è lontanissimo. Ok. Austria, vai avanti con gli assedi. Noi dove andiamo? Fin laggiù addirittura. E no. Mi facevi sapere che arrivavo lì, maledetto. Allora, 4 dicembre. Vabbè, ci fanno fuori la Free Company, non è un problema, però cavolo. Come facevano a saperlo, lo sanno solo loro. Allora, 25 potere amministrativo, malcontento, perdiamo potere amministrativo. Ok, fa lo stesso la Free Company, chi se ne frega. Andiamo a casa nostra e andiamo a dare una mano qua all'Austria, un territorio un po' più tranquillo. Qui però Austria, mi raccomando, tieni il morale bello alto. Qua bisognerebbe vincere Roma, così almeno tiriamo fuori il Papa. E sono ben truppe in meno. O anche qua a Milano, eh.
Tanto qua non dobbiamo fare conquiste, qua magari se ce ne scappano uno o due, perché no? Qua a Milano assolutamente no, dobbiamo solo prendere soldi e chiudere la guerra. Allora, Roma vinta, bene, e questo già è buono. E anche Milano, ok, facciamo passare un po' il mese. Allora, Milano. Milano esci e ci dai anche i soldi, però quanta partecipazione abbiamo noi? Il 14%, diamo tutti i soldi all'Austria. Allora, mi dai le riparazioni di guerra. Se ti chiedi i soldi, quanti me ne dai? 215, a noi ne arrivano 30. Oddio, ci possono essere comodi anche questi 30, però potremmo in realtà prepararci a future guerre. Quindi rompi l'alleanza con Siena. No, non ce l'ha. Alleanza col Papa. Saluzzo non ce ne frega. E poi a sto punto dammi i soldi. E ok. Ciao, Ste. Ok, quindi abbiamo preso i soldi, abbiamo tirato fuori via un po' di nemici. E se ora facessimo anche pace col Papa? Potremmo prendere Urbino. Roma no, Roma è troppo cara. Roma la potremmo prendere. Quanti punti prendiamo qua? 2,40, molto pochi. La voglio già a Roma? Era per arrivarla. Esatto, sono tutti concentrati o inesistenti. Allora. Potrei o tagliare in due il Papa o prendere Roma. Roma è una bella città, eh. Roma è 25. Se no c'è Perugia che è 8, 14 Ancona, 6 Spoleto, centri del trade solo Roma. Potrei far così, potrebbe essere un'idea. Perugia, Spoleto e Terracina. E 12, eh sì, tra noi è caldo qui. Il lavoro mi sa che stanotte non mi passerà più. Direi che questa potrebbe essere una bella pace. Prendiamo 3 province. Facciamolo. E ora dobbiamo fare la pace più pericolosa, ovvero questa. Ah, l'Austria non si incazza, ma sei troppo una grande Austria, bravissima. Visto che ti avevo promesso dei territori che non ti do, pensavo ti incazzassi. Eh sì, lavora in hotel, capito. Ok, quindi ci prendiamo anche Bologna. Perfetto. Ottimo, quindi ora torniamo un po' indietro, che dobbiamo recuperare un po' di forza adesso. Perché unione personale? Cosa stai dicendo? Siamo non siamo una monarchia. Gioco. Vabbè. Allora, rivali abbiamo il Papa, Lucca, dobbiamo sceglierne un terzo. Siena? Con chi è alleato Siena? Genova e Saluzzo. Genova, Saluzzo e Imereti. Hanno in totale solo 20.000 uomini? Pure io, pure. Ma tra tutti qua abbiamo tutti la memoria corta, eh? Siena non è una pessima idea, eh? E se no, oltre a Siena, chi è che c'era? Ferrara, vediamo. Ferrara è con la Borgogna che però è assediata, però c'è Aragona, minchia, ma che alleanza si è fatta la Ferrara, mannaggia. Facciamo così. Se
Piazziamo per ora Siena e poi speriamo che la Borgogna diventi partner della Castiglia, perché sennò non ne usciamo. Possiamo fare un provvedimento che ci dà 10 di prestigio, meno 60 con un botto e meno 10 influenza sul Papa. No, per ora non lo facciamo ancora, ci serve ancora un po' l'influenza sul Papa. Questo è ciò che avverrà alla morte di Cosimo di Medici. Sei sicuro? Uniamoli. E direi che ora quindi possiamo fare un po' di truppe. Quelle che avevamo fatto con la Free Company. Rimettiamo ad addestrarle. Abbiamo un po' di ribelli, assolutamente sì. Si ribelleranno sicuro. Napoli, Venezia e Milano più 30, e mi sembra giusto. Andiamo a fare un po' di rivendicazioni, ovvero Roma sicuro, Ancona anche. E poi andiamo a migliorare la diplomazia con i nostri alleati, che sono fondamentali. Francia, come sei messa? Sempre meno un miliardo. E Aragona anche. Allora, intanto abbiamo iniziato a ingrossarci un pochettino. Questa per ora non mi interessa. Possiamo confiscare le terre. Facciamolo. Ottimo, così intanto i burgers non hanno più i 100% dell'influenza. Stiamo perdendo soldi, veramente. Di nuovo. Possiamo già rimborsare i debiti, però abbiamo tutti i debiti da 1, quindi per ora non li rimborsiamo. Ok. Sarebbe più 0, perché qua stiamo facendo tutto benissimo. E abbiamo 32 di dimostrazioni di forza, buono. Ora poi dovremo studiare il nuovo approccio, quindi chi attacchiamo? Tanto il Rinascimento come è messo, scusate? Non è ancora arrivato, 43. Austria, abbiamo sempre 50 di fiducia, questo è molto buono. Il furore, dice un testimone, dilaga in città. Allora, perdiamo uno a Pisa, non ci penso neanche. Allora, Costanza, Lega Commerciale guidata a Venezia, va bene. Allora, qua stiamo ancora facendo la spia sul Papa. Ora però non serve più. Clandestine. Abbandona, vai. Allora, abbiamo rivendicazioni un po' dappertutto. Quello che potremmo fare poi è mollare Napoli, perché Napoli è alleato solo con noi. Quindi se avessimo un altro sostituto, mollarlo non è per niente una brutta idea. No, questi di Strasburgo troppo piccoli non mi interessano. No, ma qualcuno di buono no, eh? E Milano, ma Milano ormai non ha senso andarsela ad alleare. Inghilterra, però è distante, poi non viene. Proviamo un colpo di coda e alleiamoci Milano. Poi praticamente quando
quando poi ce lo portiamo in guerra contro qualcuno e poi lo molliamo di nuovo. Aragorn. Vediamo. Qui dobbiamo studiare bene la situazione. Allora, 10 di potere diplomatico o... perdiamo un po' di potere su Valencia, tanto che se ne frega. Allora, estirpare la corruzione. Possiamo anche levarlo. Ok, i mercenari assolutamente non ci interessano, le compagnie. Allora... Venezia, quanti alleati ha? 800, infatti. Austria, dove hai rivendicazioni? Da nessuna parte. Ottimo. E interessi, dove ce li hai? Solo a nord. Allora... Cosa chiamiamo? Vediamo. Nobiltà dovremmo chiamare. Cos'è che bisogna fare? Riserve militari a 5 a Pisa. E vabbè, facciamolo che almeno tiriamo su. Aspetta un attimo. Allora, 5 tradizione repubblicana. O perdiamo 5, prendiamo 20, 20, 20. No, ci li prendiamo assolutamente. Ok, province legittime. Allora, abbiamo detto a 5 questo. Ok, perfetto. Andiamo a fare gli stati. Andiamo a fare il full core. Tanto qua siamo avanti comunque di un pochino, di un anno solo. Ma dobbiamo far prima l'istituzione. Cresce, ma cresce lentamente. Ok, siamo ritornati... No, non è vero che siamo ritornati in positivo. Allora, Lucca è garantita a Milano alleato con Savoia. Ok. Volete Terracina, tutte zone nostre, andiamo a farci gli stati e il full core. Patrimonio reale Napoli? No, per ora no. E figurati, ok. Ragusa come si è ingrossato? E Milano come è messo per ora? Siamo ancora di ancora meno 4, eh. E a uomini siamo? Ancora 2 ne possiamo fare, facciamoli subito. Gli uomini costano, ma ci servono. Anche il manpower che non abbiamo. Ok, intanto abbiamo l'inflazione che scende, perfetto. Scienza commerciale e discipline, possiamo convocare gli stati e andiamo a fare clero, una chiesa dove? Ad Arezzo, oppure prestigio 30. Qua per cosa perdono? Ah, il clero perde uno del controllo sul paese. Sì, 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 va bene. Arezzo, chiesa. Appena avremo i soldi lo faremo. Quasi quasi. Leviamo un po' il mantenimento per recuperare un po' di soldi.
Eleviamo anche la fortezza. Così ora guadagniamo un ducato e mezzo. E gli embarghi. Gli embarghi non abbiamo fatto. I nostri rivali. Siena. Prendi un po' questo dagli alleati. E Lucca. Ok, ora abbiamo gli embarghi su tutti e tre. E questo ci dovrebbe dare una mano. E andiamo a rimetterlo sugli alleati. 1,50, vabbè, non è cambiato granché. Ma almeno guadagniamo qualcosina adesso. Anche perché poi ci serviranno i soldi per l'istituzione, ovviamente. 95, qua 19, 03, 39 e 3. Qua per ora sale di 1,28 al mese. E qua non ho voglia di pagarla al 15% in più. Ok, ora il rinascimento il prossimo mese arriva a Firenze. Qua sale 1,74, non è che cambia tantissimo. 118 ducati non ce li abbiamo, ovviamente. 0,81, 2,28. Proviamo a fare anche così, eh. Così intanto aumentiamo anche la velocità di crescita dell'istituzione, che ora è 2,81 e 2,18, ok. Quindi qua nel 55, benvenuto rompi rompi, e nel 57 qua. Allora, qui poi quando possiamo cambiare il focus? Nel 70, è tardissimo. Cosa ci fa la Francia qua? La Madonna. Ah, perché è contro la Borgogna. Aspetta un po'. Sì, però c'è sempre l'Aragona in mezzo. Buonasera, buonasera, benvenuto. Però adesso vengono un... Non viene l'Austria, ma sia Svizzera che Napoli. E potremmo anche cavarcela così, eh. Firenze to Space, in realtà... Qui sì, abbiamo un po' di... Di obiettivi, uno diventare Italia e poi vogliamo fare l'achievement di Firenze, ovvero di formare l'Egitto. E quindi è un'idea un po' pazza, ovvero formare l'Italia e poi liberarsi come mamelucchi per formare l'Egitto. Quindi abbiamo iniziato stasera e vediamo intanto dove andiamo. Allora, Svizzera e Napoli qua ci vengono a supportare. Potrebbe essere anche un'idea quella di attaccare Siena a sto punto, visto che c'è anche Genova. Genova facciamoli un po' di rivendicazioni intanto. E Napoli, eh sì, Napoli, Milano, bravo, ci dai un'alleanza, vieni. Ok. Allora, vediamo un po' Siena come siamo messi. Entra Genova Saluzzo. Milano non entra veramente, non gli interessano le terre. No? Però se portassi dentro Genova sì. Però entrerebbe anche Aragona e Venezia, è troppo. Matrimonio reale no, perché in realtà poi ti tradiremo sicuro. No, estendiamo i prestiti, tanto sono quelli dei burgers. Però dobbiamo fare anche poi l'istituzione. 57 e 75.
Ok. Prendiamo uno di stabilità, ma certo che sì, certo che sì. E invece qui, se attaccassimo Ferrara adesso, c'è Borgogna che non entra perché è occupata da tutti, c'è Aragona, che però ha sicuro tante navi, però non ha così tanti uomini, ma quante navi ha Aragona? Cazzo, 29. Non riusciamo sicuro a sbarcare da qualche parte. Potrebbe anche essere un'idea, eh. Invece attaccassi Lucca. Milano, Papa Savoia, un po' troppi, eh. Per ora, quantomeno. Mantova tutti. Ok, facciamo così, prendiamoci l'istituzione appena abbiamo i soldi e appena arriva magari in un paio di province in più e poi decidiamo chi attaccare. La tregua con te, Papa, finisce quando? Firenze, nel 59, ok. Qui possiamo confiscare nel 56. E per ora segniamo il monopolio, sì. Ok. Ci hanno scomunicato, maledetto, ci ha scomunicato in pieno. Ok. Vabbè, ce l'aspettavamo perché abbiamo preso un paio di terre sue e sicuramente non gli va a genio. Ok, intanto qua è già scesa a più, più 0,10, adesso poi lo facciamo scendere di nuovo. Saluzzo meno 50, malcontento potere commerciale, se prendiamoci il potere commerciale, che è già la nostra fonte primaria quasi, le tasse ancora per poco. Bello come siamo alleati di Milano, ma ci paga anche le riparazioni di guerra. Possiamo adottare l'istituzione ora. Questo quanto è? 77. E prende 2,25 al mese. Vorrebbe un annetto ancora. Per pagarla un po' meno. Ce la facciamo a livello di punti? Sì, ce la facciamo, quasi quasi l'aspetto sto annetto per pagare un po' meno soldi. Perché i soldi ci servono. Bentornato Albion Gunther, Albanian Gunther, scusa. Intanto ci prendiamo. Ah, 30 costa. Ho Corsico e Genova, quasi quasi Genova. Poi ci prepariamo, direi di sì, se rimane sempre tutto così la facciamo sicuro. Tanto qua scende piano piano anche la corruzione. Dovremmo fare anche queste strutture, ma ora ci servono i soldi, poi le facciamo. Anche di prendere prestiti non è che mi vale. Perché anche perché facendo la guerra magari poi li prendiamo direttamente come trattato di pace. Allora, qua intanto possiamo fare rivendicazione su Genova. E andiamo a migliorare per ora ancora un po' con gli alleati. Ok, allora, visto che sale 2,25 al mese, praticamente in 4 mesi abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 8, 1, 9, sì. Quindi iniziamo a rialzare il mantenimento.
prossimo mese. Ok. Così poi siamo già pronti per la guerra. Questo si è buggato, fa lo stesso. Non abbiamo eredi perché non siamo una monarchia. Ok. Siamo quasi, eh. Benissimo. Prossimo mese. E si parte. Allora, ecco, merda, è morto Cosimo dei Medici, peccato perché era fortissimo. Il parente come un 4-6-2. Ah, perché nella Repubblica non ci sono gli eredi? Pensavo di sì, da come seguono i governi da noi. Ma in effetti noi scegliamo un parente di Cosimo dei Medici, ovvero il vecchio gonfaloniere. Perché un 4-6-2 è troppo forte, quindi ce lo prendiamo sicuro. Quindi da tradizione italiana... Si susseguono. Grazie, che c'è malcontento più 2. Grazie. Ok, via il diplomatico che migliora. E andiamo a fare. Intanto 48 mi sembra giusto e li paghiamo. Andiamo a fare poi le tech. Tutte e 3 a sto punto. No, cosa ci manca qua? Ci mancano ancora 20 punti. E abbiamo fatto la missione, ottimo, per 15 anni abbiamo il prestigio più 1 e costo consigliere meno 15. E qua cosa ci serve? Avere Republican Tradition di 90 e la prendiamo 1,25 l'anno, a breve ci siamo. Avere, cavolo, una, quindi o il filosofo o il naturalista o l'artista a livello 3. Aspettate che prendo un po' d'acqua.